Buonasera. Buonasera, io come sempre ringrazio tutte le persone che sono qui con noi questa sera. Ringrazio Palazzo Ducale che per il secondo anno ha confermato il ciclo Paradigmi, lo ha sostenuto e lo ha promosso. Ringrazio Rai Liguria che ci ha dato per il secondo anno consecutivo il suo patrocinio e ringrazio tantissimo e sono molto felice di dare il benvenuto a Ines Testoni. Grazie, ma ringrazio io, mi sento accolta, mi sento compresa, sono commossa, grazie Ilaria. Grazie, grazie Ines. E l'occasione del ciclo Paradigmi, che ha la sua seconda edizione, è quella di prefiggersi un obiettivo che apre un dialogo rispetto ai canoni, al cambiamento dei canoni che è in corso, che partono da un presupposto letterario, artistico, linguistico, giuridico, e affrontare di volta in volta con le autrici, gli autori che condividono con noi questo spazio, le loro analisi e il loro pensiero, quelli che sono anche i risvolti rispetto a come la società acquisisce e riceve questi cambiamenti di paradigma, quando vengono accolti e sono positivamente affrontati e quando invece creano respingenza, creano fastidio e anche indagare il motivo di questo fastidio molto spesso. Ines Testoni, che questa sera è qui con noi, è docente di psicologia sociale all'Università di Padova. È autrice di numerosi volumi, per il saggiatore ne abbiamo due in particolare, il Grande Libro della Morte, che è stato pubblicato nel 2021, e Il Terzo Sesso, perché Dio non è maschio e altre questioni di genere, che è invece il saggio che ci offrirà lo spunto per dialogare questa sera. Ines Testoni è una studiosa, si occupa delle cause e degli effetti della violenza di genere e fa anche parte delle studiose che aderiscono al progetto nazionale 100 esperte contro gli stereotipi. Ora, per darvi un quadro molto generale del libro da cui partiamo, da cui prendiamo le mosse questa sera, posso dirvi che è molto articolato, è ricco di analisi, è ricco di teorie, di pensieri molto forti e concreti che porta avanti Ines, però ruota tutto intorno ad un perno concettuale molto preciso e definito, cioè che il pensiero contemporaneo ha confutato qualsiasi differenza ontologica. Quindi Ines Testoni parte da questo assunto e attraverso questo assunto declina con varie tesi, con varie argomentazioni, anche appoggiandosi a molti studiosi e studiose del nostro secolo, XIX, XX, XXI, in base al fatto che quello che conta sono i diritti della persona, quindi raggiungere e lottare per i diritti delle persone. E per evitare soprattutto la mutilazione delle persone, inteso in una maniera globale a 360 gradi. Ecco, con Ines questa sera vorrei affrontare questo libro utilizzando tre macro temi che ruotano intorno a questo perno di cui vi parlavo e quindi del discorso della non esistenza di una differenza ontologica. Il primo è l'appoggio, il sostegno e il dialogo che Ines apre con moltissime donne femministe che hanno dato un segno, un punto di svolta, che hanno dato un senso alle lotte di tantissime altre donne, di donne e uomini, perché in questo libro si parla dei diritti, diritti di uomini e di donne. E il rapporto che lei ha, il rapporto che lei apre con queste, direi la prima in assoluto, Elena Lucrezia Piscopia Cornaro, che è la prima laureata italiana, laureata in filosofia nel 1678. E Ines inizia a confrontarsi idealmente e interiormente con Piscopi attraverso una statua che è eretta anche a monito di forza, di lotta per i propri diritti a Palazzo Bo, nell'Ateneo in cui ha studiato Ines Testoni. E quindi andiamo proprio a una donna che inizia con gran fatica a portare avanti i suoi diritti perché non si laurea facilmente. Poi, se non sbaglio, lei voleva laurearsi in teologia e le fu impedito, quindi comunque ottenne una laurea in filosofia. Per passare ad altri riferimenti che sono molto importanti e molto radicati all'interno del libro di Ines, come Eleanor Roosevelt, una donna che ha dettato, la prima donna forse che è riuscita a dettare l'agenda politica mondiale all'interno della Dichiarazione dei diritti umani nel 1947. Simone de Beauvoir, che è sicuramente omaggiata già dal titolo Il secondo sesso, che viene pubblicato un anno dopo, nel 1948, una
donna necessaria ancora oggi per la sua analisi, la differenza tra maschio e femmina a livello fisiologico e uomo e donna interpretati e pensati, ma a livello culturale, quindi costruiti. Quindi questi sono tutti i riferimenti, ce ne sono molti altri, non potremo parlarne questa sera, però tutti questi sono i riferimenti che articolano e muovono e spingono il libro di Ines, noi lettori, lettrici, e Ines stessa a parlarne, a portare avanti la sua di battaglia. Io ti passerei la parola però con un'ultima donna che volevo citare, che emerge nel tuo libro, che è la fondatrice di Rawa, che è l'associazione per le rivoluzionaria delle donne afghane, e che ha fondato Rawa nel 1977, Mina Kashwar Kamal, poi assassinata nel 1987, quindi 10 anni dopo. E ancora oggi Rawa scrive dei comunicati in cui ricorda tutti che la lotta per i diritti passa attraverso la consapevolezza e la coscienza politica. E quindi il fatto di parlare, di confrontarsi e di aprire un dialogo è una cosa che ci spetta forse di diritto, ma è anche un po' un nostro dovere, Ines. Grazie, grazie di cuore, bellissima la tua presentazione, è una gioia parlare con te, sono felice, Ilaria, di essere qui con te. Non è facile trovare persone capaci di maneggiare questi argomenti con tanta competenza come sai fare tu, grazie. La possibilità che state mettendo a disposizione con paradigmi è proprio questo, cioè renderci conto e poter parlare del fatto che stanno cambiando i paradigmi fondamentali sui quali è stata eretta una tradizione che, se continua ad essere seguita, ci porta sull'orlo del baratro e ci spinge a caderci dentro. Il libro vuole fare esattamente questo, cioè fare in modo, e siccome coloro che ne subiscono le conseguenze sono coloro che soffrono per questo incedere verso il baratro, perché lo vivono in prima persona, lo vivono sapendo che cosa vuol dire cadere, coloro che comandano e mandano gli eserciti a morire, come per esempio alcuni politici di cui non facciamo il nome per non avere problemi, stanno comodamente, più o meno comodamente seduti nelle loro stanze ben riscaldate, stanze ben idratate, si alimentano comodamente mentre mandano a morire giovani con le armi per un'idea che non è chiara a nessuno. Bene, questi sono gli uomini della tradizione, bene, che cosa sta succedendo a proposito di paradigmi? Coloro che sanno che cosa vuol dire cadere nell'abisso, quindi parlo di donne, parlo di persone marginate, parlo di persone che muoiono di fame, parlo di abusate e di abusati, sanno che l'abisso c'è, lo sanno, e cercano di, stanno costruendo un altro mondo in una dimensione che è, passa attraverso la cultura, passa attraverso il parlare, il dirci ciò che sappiamo. Per esempio, questo spazio che hai creato, Ilaria, è esattamente questo territorio all'interno del quale vogliamo guardare in faccia l'abisso, e dire se siamo coscienti al momento opportuno possiamo fermare i comodi violenti, li possiamo in qualche misura neutralizzare e produrre quell'effetto importante che è una rivoluzione. È una rivoluzione, sto citando Kuhn, non sto citando Carlo Marx, il quale dice innanzitutto le grandi rivoluzioni accadono con un cambiamento di paradigma. E quindi grazie per avermi invitato qua, vedo che l'inconscio ti ha fatto, quando ho cominciato a parlare di abisso ti ha fatto, e di guerra, ti ha emozionato profondamente, perché noi donne siamo profondamente emozionate da quanto accade ad altre donne violentate, ammazzate, stuprate,
seviziate non solo negli spazi in cui si consuma una guerra tradizionale, attenzione, non sto usando il termine tradizionale a caso, per tradizionale intendo un modo di vedere che si è consolidato e imposto come il modo giusto di pensare, il modo giusto di pensare, il modo giusto di credere a dei valori, intendo questo per tradizionale, e non devono essere messi in questione questi valori perché sostanzialmente su di essi ruota l'interezza delle relazioni che conosciamo e abbiamo conosciuto. Bene, le donne sanno che questo può essere cambiato. Allora, nel libro io parlo di quelle donne che, per esempio, come che hai citato, Eleanor Roosevelt, è riuscita a portare le Nazioni Unite a sottoscrivere i diritti umani universali inalienabili. E su questa cultura si è giocato il primo grande cambiamento di paradigma radicale nella storia e irreversibile, perché ha aperto lo sguardo e la coscienza degli abusati, dei discriminati, dei sottomessi rispetto al fatto che si è conniventi con chi abusa di te se non attivi la tua coscienza e se non cominci a parlare e dire si può ragionare in un modo diverso. Allora è il consciousness rising che è nato dopo i diritti umani, e pensa, il consciousness rising l'hanno proprio inventato le donne, cioè fare gruppo come facciamo stasera, si comincia a parlare di che cosa vuol dire essere abusate, abusati, di che cosa si crede che sia giusto e sbagliato in nome di valori promossi da autorità autoreferenziali che vivono nella più assoluta comodità, e questo è il consciousness rising, e questo è il consciousness rising. E varie donne hanno contribuito a produrre quel grande, grandissimo cambiamento che è consistito nel dire no, noi veramente non siamo inferiori, non siamo né meno intelligenti né meno capaci di fare esattamente tutto quello che fanno gli uomini. La cosa che forse facciamo meno è la lotta corpo a corpo, però non è detto, dipende anche dal tipo di donna. Ecco, non possiamo dare per scontato, per esempio, in questo periodo sappiamo che le donne israeliane sono impegnate in prima persona nell'esercito per combattere la guerra che stanno combattendo, per cui non è detto neanche quello. Forse è lo spazio in cui ci sentiamo meno a nostro agio. È comunque certo che la nostra preoccupazione per il futuro, la nostra preoccupazione per i figli, per i nipoti, che sentiamo in prima persona, si dice che viviamo in un presentismo costante, per le donne no. Le donne non vivono nel presentismo, le donne vivono del futuro dei loro figli, vivono del futuro dei loro nipoti, vivono del futuro di coloro che amano, e le donne non hanno paura di usare la parola amore, non ne hanno paura, per dire questo è il futuro. E quindi a partire da questa consapevolezza si è cominciato a dire beh, non siamo inferiori perché amiamo. Non siamo inferiori perché pensiamo a coloro che amiamo e vogliamo garantire loro un futuro. Non siamo inferiori perché siamo contro la guerra. Non siamo inferiori perché speriamo di poter contare sulla costruzione di una parità universale. Questa era Eleanor Roosevelt. Non siamo inferiori per questo. Può darsi che si debba cambiare il modo di pensare, e poiché anche gli uomini sono intelligenti, non si può mettere in dubbio, si vola, e gli aerei li hanno fatti loro fino a poco tempo fa, quindi noi non avevamo la possibilità di studiare ingegneria e inventare, per esempio, o fisica, la bomba atomica nella prima metà del Novecento, quindi anche loro dimostrano di avere un'intelligenza intrinseca.
Attenzione, ebbene anche gli uomini hanno capito che c'è qualcosa che non va, perché la tradizione fa male anche a loro, la tradizione fa male anche a loro. Credete che siano felici i soldati, i giovani soldati mandati ad ammazzare e a farsi ammazzare in Ucraina, oppure nei territori di Gaza, no, o negli altri territori laddove gli uomini sono in prima linea e sono ammazzati e come compito hanno quello di ammazzare, non sono felici. E poiché non sono felici, cominciano a rendersi conto che questa prospettiva, che adesso possiamo definirla, abbiamo visto che i media hanno parlato di patriarcato, no? Facendo riferimento al femminicidio di Giulia Cecchettin, un termine che sembrava ormai andato in disuso, è tornato in auge, giustamente, e mi piace che sia tornato in auge, perché poi magari ci torniamo più avanti, è profondamente corrotto questo concetto, cioè che sia il padre a cui dobbiamo la patria, a cui dobbiamo la patria, il terreno in cui abitiamo, per la quale si deve morire, ok, questo è l'orizzonte. Ebbene, questi uomini si rendono conto che l'attribuzione di un potere a priori a loro, per questa loro capacità, che è quella di fare la guerra, è dannosa innanzitutto per loro. E si chiama questo bias, questo concetto distorto di definizione di una superiorità collegata ad una capacità prodotta tramite cultura di far sì che gli uomini esercitino la loro forza attraverso la violenza, si chiama maschilismo egemone, si chiama maschilismo egemone. Bene, anche gli uomini a un certo punto hanno cominciato a dire: caspita, ma mi pesa un sacco sto maschilismo egemone, bisogna essere sempre competitivi, bisogna sempre essere prestanti, bisogna sempre dimostrare di essere superiori, ma non si può vivere più tranquillamente. E proprio ragionando sul consciousness rising delle femministe degli anni 60-70, mi viene in mente Betty Friedan, quando raccontava con le sue indagini giornalistiche di quanto soffrissero le donne benestanti statunitensi nel fare le casalinghe, nel vivere agiatamente a casa, erano tutte tabagiste, tutte alcolizzate, utilizzavano psicofarmaci per potersi stordire, dato che la noia era abissale e comunque insostenibile. Ebbene, anche gli uomini si stanno rendendo conto che quel baco che sta tarlando l'intero apparato sociale che si chiama maschilismo egemone è estremamente costoso anche per loro, è estremamente costoso anche per loro. Tra parentesi, non conviene mai fidarsi di grandi figure carismatiche, È sempre meglio fidarsi di qualcuno che non ci fa credere che ci sia il grande padre che ci salva. Ho risposto, sono andata fuori tema? No, no, assolutamente. Dite che sono andata fuori tema, guardatemi voi giovani che siete, sento il vostro giudizio, perché so che la questione della sessualità liquida per voi è un argomento significativo. Beh, ci arriviamo. No, ma hai espresso quello che poi accade anche all'interno del libro, no? Come riesci ad articolare partendo da un tema e declinarlo sotto diversi piani e sotto diversi aspetti. E uno di questi di cui volevo parlare con te, e che comunque è in linea con ciò che dicevi adesso, è che
Oltretutto noi proprio fisiologicamente siamo individui che tendiamo a economizzare proprio le nostre capacità cognitive, no? È proprio un qualcosa di fisiologico, noi economizziamo. E quindi tu all'interno del tuo saggio ad un certo punto citi il mito greco del letto di Procuste, no? Quindi questo brigante che ospitava i viandanti, ma fondamentalmente li ospitava in questo letto molto rigido, un letto di ferro che aveva una struttura, una dimensione alla quale dovevano per forza adattarsi in maniera perfetta gli ospiti. Quindi se fossero stati troppo alti sarebbero stati barbaramente tagliati, affettati, e se fossero stati troppo corti sarebbero stati tratti fino a raggiungere le dimensioni. Quindi poi di fatto questa violenza che Procuste opera sui viandanti, sulle persone che ospita appunto, diventa metafora di un conformismo obbligatorio, diventa metafora di un o ti adegui o saranno dolori. E questo è un altro aspetto che emerge nel saggio di Ineste Stoni, cioè il discorso dello stereotipo, il discorso della capacità cognitiva che a forza di impigrirsi, di semplificare e di ridurre le capacità porta a quella mutilazione della persona di cui parlavamo prima, un discorso che si limita ad un out-out, una polarizzazione, un abbassamento dell'attenzione rispetto alle sfumature. E Ineste Stoni parte anche da lontano, nel senso che cita Kurt Lewin, lo psicologo tedesco, che nel 1939 scrisse proprio un articolo importante traslando il concetto di campo dalla Gestalt, il campo visivo, dalla psicologia della percezione alla psicologia sociale, fattore che viene ripreso anche da Michel Foucault, perché entrambi poi parlano di come l'individuo viene mosso da forze che fanno parte del sistema e di cui non si rende perfettamente conto. Quindi all'interno delle sue scelte, all'interno del suo movimento, nella società, nel circostante, è comunque manipolato per raggiungere poi l'idea di Foucault, che invece poi passa al dire quelle forze sono mosse da chi vuole mantenere una sorta di assoggettamento e di status quo. Quindi il punto è poi quello, cioè che rischiamo in una semplificazione eccessiva e quindi in un binarismo che si trasforma non solo in un concetto di uomo-donna, ma di amico-nemico, privato-pubblico, rischiamo di rientrare in modelli asfittici, come proprio li chiami tu, che vengono poi di fatto però precostituiti, predefiniti già per noi, e senza rendercene conto finiamo in una sorta di percorso tracciato e non esprimiamo la nostra individualità. E su questo bisogna, è importante ragionare, riflettere, senza che uno pensi che siano dei complotti, ma che siano proprio dei meccanismi storici, culturali, che avvengono forse in maniera molto umana, credo. Bella questa cosa del avvengono in maniera umana, sì, stiamo parlando di cose drammaticamente umane, inscritte totalmente nell'umanità, quindi non c'entra niente Dio. Drammaticamente umano significa non c'entra niente Dio con maschio o femmina, non c'entra niente. Stiamo attribuendo a Dio un modo di leggere le relazioni umane che sono invece i modi di leggere di chi ha potere. Questo diceva Foucault, no? Con grande acume. Quindi il problema qual è? Perché abbiamo citato la psicologia? Perché sostanzialmente accade così, che per mantenere degli schemi di potere definiti, e pensate che quando si parla di tradizione in Italia si dice che la ricchezza degli italiani è per lo più in mano alle stesse famiglie da secoli, vuol dire che stiamo mantenendo ferma una ricchezza all'interno di figure di potere che si tramandano la possibilità di determinare gli andamenti dell'economia. Adesso usiamo questa parola perché è una parola che attira, gli andamenti di come funziona la società da secoli, lo stiamo facendo da secoli.
vuol dire che quando ci si appella alla tradizione c'è qualcuno che ha già potere che lo vuole mantenere. E come fa? E questo lo spiegava bene Gramsci, attraverso la cultura. Se noi facciamo in modo che la gente, in quanto siamo tutti risparmiatori di risorse cognitive, cosa vuol dire essere risparmiatori di risorse cognitive? È proprio uno degli argomenti più amati dalla psicologia e in particolare dalla psicologia sociale, quando spiegano questi ricercatori gli stereotipi. Siamo pigri, intellettualmente pigri, cioè preferiamo guardare un film che narra una storia piuttosto che leggere il libro che narra la stessa storia, oppure preferiamo fidarci del carismatico. Quando vi ho detto non fidatevi di carismatici, non fatelo. Se uno è carismatico, dubitate subito, perché non sapete dove vi porta. D'accordo? Prima cosa. Seconda cosa, per esempio, è carismatico che ti fa credere, che ti porta a capire qualcosa e di fatto ti sta convincendo in forma brachilogica. Brachilogica vuol dire senza tutti i passaggi necessari per dimostrare che da alcune cause si ottengono alcuni effetti. Il carismatico è capace di saltare i passaggi di mezzo e associare un prima e un dopo che ha un effetto semplificatorio. Si chiamano euristiche, euristiche del pensiero. Cosa vuol dire? Scorciatoie che ti portano da qualche parte. Ebbene, queste scorciatoie le adottiamo quotidianamente perché la vita è complessa. In teoria dovremmo essere capaci di non applicarle quando ne va della vita, per esempio, del pianeta, ne va della vita, per esempio, delle persone che amiamo, della nostra vita, della nostra salute. Invece adottiamo queste euristiche anche quando ci troviamo di fronte al baratro, come sta accadendo adesso. Perché questo? Perché sostanzialmente preferiamo fidarci dell'intuizione di qualcuno che ce la racconta e ci sembra convincente, senza andare a cercare e verificare tutti i passaggi necessari per stabilire se quanto quella autorità sta dicendo è fondata o è infondata. E per definirlo ovviamente bisogna confrontarsi tanto, bisogna studiare, bisogna aggiornarsi, ma tutto questo è estremamente pesante, faticoso, Abbiamo tanti giovani e tante giovani e loro sanno quanto è faticoso studiare, ma sappiate che su questa fatica si erige la possibilità del cambiamento e della presa di coscienza. Più ne sapete e meno vi fanno fessi, Più ne sapete, più sapete controllare le informazioni e meno sarete usati, meno sarete abusate. Bene, quindi che cos'è il lettino di Procuste? Il lettino di Procuste è che, semplicemente, ma voglio dire, non è pensiero mio, vero? Vi prego di non prenderlo come un pensiero personale, ha cominciato Carlo Marx, ma poi sono andati avanti anche in tanti, non soltanto Carlo Marx, citiamo anche, giustamente, abbiamo parlato di Gramsci, ma poi tutta la grande cultura dei diritti umani universali, cominciano a dire in maniera estremamente limpida e in modo estremamente chiaro: attenzione ai centri di potere. Questo è Foucault che parla chiaramente a come manovrano che cosa? Le parole. Torniamo ai paradigmi. Le parole, attenzione a come l'essere umano abita le parole che dice, perché le parole evocano, indicano una realtà che permette di essere rappresentata.
Noi non abitiamo le cose, noi abitiamo la rappresentazione delle cose, e la rappresentazione delle cose passa attraverso le parole, attraverso il linguaggio. E che cosa vuol dire che noi abitiamo il nostro linguaggio? Ribadisco, non è una cosa neanche questa mia, la diceva molto bene in maniera eccelsa senza dubbio Lacan, per esempio, che abitiamo, ma anche Heidegger, il grande pensatore dell'essere, ma attenzione, noi abitando le parole e parlandole inconsultamente, cioè usare le parole senza sapere esattamente che cosa stiamo indicando con quelle parole, cioè qual è, sono la punta dell'iceberg le parole, qual è la massa di ghiaccio che sta sotto quella punta dell'iceberg, non sappiamo che cosa stiamo dicendo, e quando le ascoltiamo senza conoscere la massa di ghiaccio che sta sotto quella punta dell'iceberg, non sappiamo che direzione sta prendendo il nostro discorso e dunque la nostra azione. Quindi che cos'è, ribadisco, lo stereotipo? È un parlare inconsulto e un credere inconsultamente, adattarsi inconsultamente a dei valori semplicemente perché siamo abituati ad ascoltarli, semplicemente perché qualcuno ci ha abituato a ragionare così, senza che noi abbiamo mai messo in questione. E le cose che le donne cominciano a mettere in questione cominciano proprio dal dire: ma noi veramente non siamo inferiori. Chi mai l'ha detto? Aristotele. È cominciato Aristotele. No, veramente era una tradizione già ampiamente radicata, però comincia ad assumere le sembianze della cosa assolutamente credibile quando nella riproduzione degli animali Aristotele comincia a dire che l'intelletto chiaramente appartiene al principio maschile, mentre invece la donna rappresenta il principio materiale, l'ottusità della materia. Non guardatemi male, è colpa di Aristotele, ribadisco. Solo che Aristotele è il pensatore dell'Elenkos, il pensatore della verità, e è stato facile fare un cortocircuito. Colui che pensa l'Elenkos, la verità incontrovertibile, vuoi che dica una sciocchezza quando dice che le donne sono inferiori perché sono portatrici di materia, la quale è fecondata invece dall'intelletto maschile, vuoi che sbagli? E da lì vai, che è cominciata tutta la grande, nonostante Platone, la Repubblica di Platone, comincia, che parificava uomini e donne, comincia la grande tradizione che, intersecandosi con i testi biblici, stabilisce che quella mitologia per cui è colpa della donna se siamo sulla terra sofferenti è diventato un paradigma assoluto. E allora comincia, non è da poco dire, non è vero. Vi sembro deficiente o meno intelligente di un uomo, vi chiedo. Sì? No? No, non vi dico il mio QI, rimanga un segreto tra me e me, non vi dico il mio QI, non ho niente da invidiare a nessun uomo, d'accordo? Se lo posso dire, Aristotele ha sbagliato, falso Aristotele, hai sbagliato, il tuo è uno stereotipo, e su quello stereotipo banale, mitologico, costruito su un'esigenza naturale, che se volete poi vi spiegherò, che è quella su cui si basa la guerra, su quello stereotipo è stata eretta
la tradizione occidentale e i valori delle religioni occidentali, ovvero quelle abramitiche. Tutte le religioni abramitiche sono basate sull'intreccio tra cultura biblico-cristiana, ebraico-cristiano e la metafisica che con Aristotele guadagna un fondamento essenziale e cruciale, e ciò che era mito viene passato per verità. Ribadisco, ciò che era mito, contenuto mitologico, ciò che era contenuto mitologico, l'inferiorità della donna per una serie di ragioni, compreso che avesse mangiato una mela, diventa verità. Compreso che avesse mangiato una mela. È tutto da discutere cosa voglia dire, perché poi quella mela aveva a che fare col sapere, eh? Quindi bisogna vedere se ha una colpa. Ines, ti vorrei lanciarti ancora un tema, così. Scusa, stavo ancora sorridendo per quello che hai detto della mela. E il sottotitolo del tuo saggio è "Perché Dio non è maschio e altre questioni di genere", e volevo però mettere subito un punto, ovvero all'interno del libro di Ines Testoni non c'è un allontanamento dalla religione e dalla spiritualità. Cioè, Ines Testoni dichiara proprio di non essere né materialista né riduzionista, quindi c'è una forte spinta verso la religione. Quello che fa è invece appunto affrontare quando e come la religione diventa una forzatura verticistica, no? Allora è lì che nasce il problema, un problema di un Dio onnipotente che però sottrae dignità all'essere umano, e questo non può rientrare in un pensiero come quello che porta avanti Ines Testoni e noi con lei. Quando vi dicevo che abbraccia più argomenti e si appoggia a questo libro sulla filosofia, sulla psicologia, sull'antropologia, la sociologia, ma anche sulla storia, perché alcuni punti fondamentali del libro di Ines Testoni passano anche sì sulle svolte date da femministe, ma anche su punti cruciali in cui la storia ha decretato un crollo del paradigma, forse lì non è stato solo un cambio. Ad esempio parla del momento del primo dopoguerra, del dopo Auschwitz, perché poi sicuramente tu citi Hitler e citi anche altre persone che hanno, insomma, contribuito in maniera totalmente negativa a questo nostro percorso e al percorso degli esseri umani sulla storia. Però c'è proprio una riflessione che tu fai sul dopo Auschwitz che è interessante, e riprendi quanto diceva Agamben quando spostava il paradigma da un paradigma politico a un paradigma biopolitico, domandandosi se dopo Auschwitz quello che si pensava essere il diritto di uccidere le persone non si potesse invece trasformare nel diritto di offrire un benessere alle persone. E quindi da qui nascono nuove riflessioni, confronti, dibattiti, la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nello Statuto dell'ONU, ma pensiamo anche alla Carta di Ottawa, che viene poi redatta nel 1986, dove per la prima volta forse si cerca di dare una chiara lettura di che cosa significa benessere, di che cosa significa salute, e quindi si passa attraverso il concetto di pace, di casa, di formazione scolastica, di lavoro, cioè si guarda a 360 gradi per la prima volta quello che è il diritto delle persone alla loro dignità. Ed è da qua che poi tu chiudi il cerchio parlando della dignità della persona e di una dignità ontologica che ci restituisce Dio. Bella, bellissima, che brava che sei, accidenti, sei proprio bella, avete sentito che bella questione che pone? Sì. È proprio così. Allora, bisogna restituire a Dio un'immagine di Dio dignitosa, cioè il Dio che conosciamo è un Dio umano, e quando si dice Dio umano sono tutti contenti, io no. Io non sono contenta quando mi viene presentato un Dio che ha esattamente le caratteristiche dell'umano maschile, il Dio delle guerre, il Dio della patria, il Dio della patria, il Dio che dice sì ad alcuni umani e no ad altri,
Il Dio che stabilisce che qualcuno ha più diritto di vivere e di stare bene di altri. Per esempio, non solo il maschio ha più diritto di gestire con il proprio potere il come gli altri devono vivere per garantirgli di stare sempre bene. Non solo questo, perché la tradizione vuole questo. Ma chiaramente come esempio possiamo portare come vivono le donne in Iran, come vivono in Afghanistan, in nome di Dio, possiamo parlare questo. Non solo questo, ma per esempio pensiamo agli animali, che vengono considerati assolutamente secondari come essenti che abitano il pianeta, come essenti che abitano il pianeta, in nome di Dio. È stato stabilito in nome di Dio che valgano di meno e che debbano essere sottoposti alla nostra volontà, senza che ce ne facciamo una responsabilità etica. Ecco, la possibilità di pensare Dio in un modo religiosamente, autenticamente in grado di riconoscerne l'assolutezza e dunque non i connotati umani. Feuerbach diceva chiaramente: stai anche Freud, stai proiettando la tua idea di uomo maschio, chiaramente, e stai stabilendo che quello è Dio, è una tua proiezione. Ecco, se riusciamo a pensare Dio non come una nostra proiezione psicologica, a questo Dio non possiamo imputare la responsabilità delle discriminazioni che sono in atto, per esempio quella contro gli omosessuali, giusto per dirne una, come se valessero meno degli eterosessuali e come se a questo Dio interessasse che cosa fanno le persone a letto, se fosse proprio la sua preoccupazione. So che qualcuno può essere d'accordo, qualcuno no, e lo dico perché uno dei grandi e più grandi rischi che stiamo, diciamo così, rispetto al quale stiamo incorrendo, è proprio che per sentirci liberi da un Dio persecutore non ci poniamo più la questione di Dio, non ci interessiamo più alla questione di Dio. Perché che Dio è un Dio d'amore che mi segrega, che mi umilia, che mi fa sentire minus rispetto ad altri, laddove Eleanor Roosevelt mi fa sentire uguale. Se Eleanor Roosevelt arriva a dire non c'è discriminazione tra eterosessuali e omosessuali, ma io credo a Eleanor Roosevelt, abbiate pazienza, credo a lei. Ecco, allora stiamo presentando un Dio utile a qualcuno che appartiene ad una tradizione che ha in mano il potere, e questa è bestemmia, e questa è bestemmia. Quindi Dio è molto più grande, il concetto di Dio è molto più grande di quello che le religioni, comprese quelle abramitiche, presentano. La morale, l'etica, è una questione di esseri umani tra esseri umani, e stiamo vedendo che gli esseri umani sono capaci di ragionare eticamente senza dover ricorrere a false rappresentazioni di Dio solo perché siamo abituati a rappresentarlo così. Ribadisco, i diritti umani universali sono stati pensati indipendentemente da qualsiasi riferimento religioso. Se siamo capaci di pensare questo e ci stiamo muovendo, per esempio, verso i diritti degli animali nello stesso modo, quello che è stato fatto per i diritti degli esseri umani e stiamo ancora facendo, perché chiaramente stiamo ancora lavorando per scoprire tutte le nicchie all'interno delle quali si nascondono
i giochi stereotipati per il mantenimento del potere e dei privilegi di alcuni su altri, lo stiamo ancora facendo, ecco, parallelamente ci stiamo muovendo rispetto al mondo degli animali e per esempio anche dell'ambiente. Questo è anche molto intelligente per poter sopravvivere come specie. Però ribadiamo, diciamolo ancora, è possibile che Dio sia meno intelligente di Eleanor Roosevelt? No. Non è Dio, è un'altra cosa, appunto, è un altro discorso. E allora bisogna tornare a ragionare su questo concetto, attenzione perché i teologi lo fanno bene, eh? I teologi sono decisamente più avanti rispetto al ragionamento su Dio che non i religiosi. Non si incrociano necessariamente le due categorie, molti sono religiosi e sono anche teologi, ma non tutti i teologi sono religiosi. Pensate alle teologhe, che non sono cardinali, che non sono vescovi, le teologhe, non sono papi, le teologhe, non sono neanche sacerdoti, e però sono grandi pensatrici. Grandi pensatrici che cercano di restituire al concetto di Dio qualcosa di più grande di quello che ci viene rappresentato. Quindi quando, per esempio, ho a che fare con le mie allieve, con i miei allievi, dalla sessualità fluida, non vi dico, sono spettacolari, sono bellissimi, a volte mi arrivano in aula e devo un po' trattenermi, perché per quanto io sia, diciamo così, molto aperta, a volte proprio, diciamo che faccio fatica a decodificare i nuovi look, a capire immediatamente il messaggio dei nuovi look, e comunque mi piacciono moltissimo. Ebbene, la cosa che dico, attenzione, d'accordo, le religioni tradiscono il pensiero su Dio, lo tradiscono, bisogna tornare però a pensarlo seriamente, molto seriamente, e bisogna avere gli strumenti, e per averli, ragazzi miei, bisogna studiare tanto. Non ci si può fidare di dove batte il cuore, perché il primo personaggio carismatico te lo accalappia e ti porta a credere delle nuove sciocchezze. Allora io, diciamo così, amo poco la verticalità, sono anche molto disubbidiente, rispetto poco le, non è che non rispetto le regole, tante volte quando non le capisco, ecco, diciamo, faccio fatica a rendermi conto del perché, eccetera, eccetera. Diciamo che allo stato attuale la tradizione ci ha insegnato che l'uomo è superiore nel fare la guerra alla donna, e la donna è superiore all'uomo nell'amare e nel prendersi cura dei figli. Nel libro propongo una possibilità di riconoscere ognuno di noi, in noi stessi, la nostra parte femminile e la nostra parte maschile. Io, per esempio, sparo, so sparare, so, volevo capire come funziona, che cosa si prova quando si chiaramente spara ad un poligono, e volevo anche capire che cosa significa. A volte i bersagli sono sagome umane, che cosa vuol dire? Lo volevo capire in prima persona, no? Diciamo, questa sembra una disposizione squisitamente maschile, dove l'uomo è superiore e la donna invece è inferiore rispetto a questo. È superiore nella costruzione della società, se non facciamo studiare le donne, come accade in Afghanistan, in nome di Dio. Okay. Ebbene, mentre invece, ed è in questo senso che dicevo inferiore, facendo riferimento all'intelletto, ovvero a quella dote che avrebbe l'uomo secondo da Aristotele in poi, d'accordo? Mentre invece alla donna rimarrebbe l'essere corpo come amore che accoglie e dà vita. Ora vediamo di venire incontro a questa bellissima provocazione.
Allora, donna e uomo sono in ognuno di noi, maschile e femminile sono in ognuno di noi in proporzioni differenti. C'è chi è esattamente metà e metà e si riconosce bene, lo si vede bene, chi ha questa qualità, chi è più propenso per una parte, Barbie per esempio, non possiamo dire che c'ha tanto di maschile, però insomma nella capacità di fare tante cose guadagna anche delle abilità che la tradizione stabilisce debbano essere maschili. Se noi riconosciamo questa cosa non c'è più né inferiorità né superiorità, no? E altresì c'è la possibilità da parte di ognuno di noi di aprirci a un'infinità di esperienze. Una delle cose più belle che vedo oggi, per esempio, è la scoperta che molti uomini stanno facendo dell'amore, dell'affetto, vissuto come abbracci, come tenerezza, come vicinanza, come commozione rispetto a persone a cui si vuole bene, cosa che prima era assolutamente negato, bisognava, il maschile deve eliminare qualsiasi cosa che viene invece attribuita alla donna, mentre alle donne bisognava impedire di studiare, no? Per intenderci. Allora, se invece ripristiniamo, come stiamo facendo, un'equità rispetto a dei campi di azione, e questi campi di azione sono infiniti perché sono tutti quelli che noi umanamente sappiamo inventare, e li rendiamo accessibili dall'affettività all'intelligenza, dalla relazione all'invenzione, a qualsiasi dimensione sessuale, per cui continuiamo a parlare di maschile e femminile, ma pensiamo anche non solo alle identità, esiste il transgenderismo con tutte le sue espressioni, esiste la bisessualità, esiste l'intersessualità, esistono tanti generi e tanti orientamenti sessuali, se li lasciamo essere per come sono, stabilendo che non esiste un diritto di prelazione su un campo da parte di un genere o di un orientamento sessuale, ognuno di noi non può che essere superiore a qualsiasi possibilità del passato. Allora, io ringrazio di nuovo tutte le persone che sono qui, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, che se non sbaglio è il 28, con Davide Piacenza, che ha pubblicato un libro per Inaudi, La correzione del mondo. Lui parlerà invece in merito alla cancel culture e come questa viene letta, interpretata e anche male interpretata. Insomma, parlerà insieme a, modererà Fabrizio Patriarca, che è uno scrittore abbastanza particolare, insomma, quindi vi invito e vi ringrazio e ciao.